Anche a Isernia è stata commemorata Santa Barbara, la patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, consuete iniziative di rito con nel finale alcune esercitazioni e le manovre proprie consuete in un lavoro prezioso e anche indispensabile dei Vigili del Fuoco. Vediamo. Identiche le iniziative da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Isernia. La celebrazione di Santa Barbara ha avuto inizio con la mostra degli automezzi e delle attrezzature tecniche, per proseguire con la Santa Messa e il saluto del comandante, l'ingegner Raffaella Pezzimenti, la consegna di alcune benemerenze e l'effettuazione di manovre ed esercitazioni a dimostrazione del preziosissimo lavoro che i vigili svolgono quotidianamente. Apro il mio intervento facendo comunque un riferimento e un ricordo ai tre colleghi del comando di Alessandria che hanno perso la vita durante l'esecuzione di un intervento di soccorso. Sono delle morti assurde che nessun comandante vorrebbe mai trovarsi a dover ad affrontare nella sua carriera lavorativa. A loro la dedica della celebrazione di questa giornata per onorare la loro memoria e il loro attaccamento al lavoro e alla divisa. Per fare un bilancio dell'attività svolta quest'anno, diciamo che l'anno è stato caratterizzato dal verificarsi di tante microemergenze legate prevalentemente ai fenomeni atmosferici, che sia nella stagione invernale ma anche nella stagione estiva si sono spesso manifestati con estrema intensità e violenza, anche se di breve durata, e hanno evidenziato la fragilità idrogeologica del nostro territorio. Noi abbiamo cercato sempre di far fronte alle tipologie di interventi che conseguono agli eventi atmosferici violenti e sono essenzialmente i danni d'acqua, le infiltrazioni, gli allagamenti, i dissesti idrogeologici, la rimozione di alberi e rami dalla sede stradale, gli incidenti stradali correlati al maltempo. Per far fronte alla richiesta di soccorso proveniente dalla popolazione, spesso siamo ricorsi al richiamo in servizio di personale in turno libero per rendere sul territorio più squadre operative attive e far fronte alla richiesta di soccorso proveniente dalla popolazione. Un bilancio complessivo degli interventi svolti negli ultimi 12 mesi, 3.675 interventi. Non solo incendi, perché grazie alle condizioni meteorologiche, ma anche grazie all'attività di prevenzione, il numero degli incendi è un numero contenuto, ma interventi che sono consistiti anche in salvataggio di persone ed animali, recuperi vari, fughe di gas, incidenti stradali, dissesti idrogeologici e anche interventi per neve effettuati prevalentemente dal distaccamento di Agnone.